targhe annotate con errori, multe inviate alle persone sbagliate, malcapitati pesaresi che si trovano costretti a pagare sanzioni per non aver commesso nulla o ad arrampicarsi in complessi ricorsi legali. È successo ad un pesarese al quale nel 2016 è stata recapitata una multa da Roma senza mai essere stato nella capitale nell'anno in questione. Un caso esternato oggi dal Corriere Adriatico e la cui esposizione nell'odierna edizione della nostra rassegna Buongiorno Rossini ha procurato altre segnalazioni a Rossini TV di pesaresi incappati nello stesso spiacevole equivoco. E a me è successo nel 2000, l'anno del giubileo, mi arrivò la multa di 75.000 lire e ho fatto ricorso, tutto quanto, ma purtroppo a loro non interessa dove fossi io, e mi hanno detto dove gli interessava dove era la macchina, e quindi, anche se io ho potuto dimostrare, ero in ospedale tra l'altro, e quindi ho dovuto pagarla, anche perché ho chiesto anche ai vigili urbani di Pesaro, mi hanno consigliato di pagarla, perché altrimenti arriva, prima raddoppiata, poi triplicata, come è successo a questo utente di Pesaro 4 anni fa, e ti arriva nella cartella esattoriale. E pensavo fosse successo nel 2000 per il giubileo, confusione a Roma, ma vedo che continuano. Nello stesso anno furono in diversi i pesaresi che fecero rimostranze agli enti preposti. Ci siamo incontrati, quella volta eravamo parecchie persone, eravamo andati, mi ricordo, alla motorizzazione, così. Secondo me la cosa più grave era se venivamo accusati di aver preso sotto una persona o di non esserci fermati all'altra. Ecco, questo mi ha spaventato, ecco.